Ciao a tutti ragazzi, oggi vi presento un nuovo prodotto che mi ha mandato la Sigal Sub qualche giorno fa, un nuovo fucile che ha fatto nel periodo di marzo e adesso ha deciso così di mandarlo in prova anche a me in questi giorni. Adesso vado ad aprire il pacco perché oltre al fucile mi ha mandato anche altri accessori. E andiamo a vedere dei nuovi accessori sempre Sigal. Ecco qua. Allora, questo è il fucile che è arrivato col suo fodero Sigal nero. Mi ha mandato due coppie di elastici da 14. Due, ecco qui. Poi mi ha mandato una testata di ricambio per fare una prova con un monoelastico, quindi un'altra testata. Mi ha mandato la nuova staffa per la cam, sempre Sigal, quindi questa è la parte che va attaccata al fucile. E poi vi farò vedere meglio la nuova staffa che è quella che ruota. Poi c'è il mulinello, chiaramente devo montare tutto, adesso è stato mandato così smontato, ma in genere quando lo si acquista è già completo, è già montato. E poi un secondo elastico da 17,5 per provare l'altra testata. Non mi pare che ci sia altro nella scatola. No, non c'è nient'altro. Andiamo a vedere effettivamente com'è il fucile, come si presenta. Allora, questo qui è il fodero, come vi avevo già detto. Adesso lo tiriamo fuori. Chiaramente io ancora è smontato, quindi non posso farvelo vedere, ma ve lo farò vedere in seguito. Tanto devo provarlo sia come foto che com'è composto il fucile. Allora, il fucile è molto, molto semplice, un bel fucile, semplice e funzionale. Ha un fusto diciamo, in alluminio con un guidasta integrale. Allora, intanto nel frattempo tolgo la fascetta che blocca l'assa, in modo da farlo vedere meglio. Ecco qui. Allora, come vi ho detto, ha un guidasta integrale e il fusto inizialmente pensavo fosse cilindrico, e invece la parte bassa è lavorata, è fatta in modo diverso. Molto, molto bello e secondo me questa lavorazione, diciamo, schiacciata nella parte sotto, aumenta la rigidità del fusto, oltre ad avere il guidasta integrale che lo rende molto rigido, quindi non flette sia con un mono da 17, ma soprattutto con un doppio da 14. La testata è molto piccola, minimale, ha un doppio foro, quindi può ospitare due elastici che mi hanno mandato da 14 e mezzo, se ricordo bene. E poi per l'altra prova monterò la stessa testata, però con un solo foro più grande, e quindi c'è l'opportunità di provarlo magari in inverno con un solo elastico e con un'altra asta. Questa è l'impugnatura semplice e ben fatta, ha il grilletto regolabile, quindi è possibile smontando all'interno con una piccola brugola, si può sostituire, diciamo, il guanciolo. Poi vi farò vedere più da vicino il guanciolo, questa parte qui, e si può allontanare per chi ha la mano un pochino più grande, mentre per chi ha la mano più piccola, tipo la mia, basta smontare, diciamo, questo piccolo spessore e si avvicina di più il grilletto alla parte interna. Allo sganciasagola
reversibile, quindi è possibile metterlo sia a destra che a sinistra. Questo è l'appoggio sternale un po' minimale, un po' piccolo, duro, speriamo che non è scomodo per caricarlo. Questa è l'asta della Ghost, la nuova asta Ghost, con l'aletta, eccola qui, con l'aletta scomparsa, è molto molto bella, quindi dovrebbe avere un attrito ridottissimo e praticamente è come se uno sparasse senza aletta. Ha quattro speroni ribassati, molto molto bassi, ben lavorati, e l'asta, se non sbaglio, è una 6 mm e mezzo. Adesso andiamo a misurare. Qualcuno mi ha criticato che non conosco le misure delle asse che mi arrivano. Purtroppo, allora, questa è una 6 mm e mezzo, eccola qui, quindi questa è una Ghost da 6 e mezzo. Ecco, questo è il mugnello. Molto semplice, e con una frizione che va a comprimere il rocchetto anteriore, quindi è lei che fa da frizione. Ha un nottolino in acciaio per non far imparrucare diciamo, la sagola quando uno va a recuperare, e si fissa sempre in questa posizione qui con due viti in acciaio inox. Quindi è molto molto stabile il fucile. L'impugnatura, da quello che vedo, ha la possibilità anche di ospitare elastici in questa parte qui, ha uno scasso, però non è il caso mio. È adatta anche per altri tipi di, diciamo, di configurazioni per questo fucile. Non è male come cosa, perché volendo l'impugnatura si può utilizzare anche per un demoltiplicato o per altri tipi di configurazione. La misura di questo fucile, il Nemesis, è 92, mi sono fatto mandare 92 perché per questo periodo invernale preferisco più questa misura, perché l'acqua da noi nel Lazio spesso e volentieri è torbida in questo periodo, quindi 92 credo che sia ottimo. Bene, questa è la staffa della Cam, quella nuova. E qui c'è la slitta che va dedicata appunto per il Nemesis. Io me la sono fatta mandare destra perché preferisco montarla nella parte destra. Quindi questa va montata in questa posizione qui. E questa è la staffa che ruota. Adesso è un po' dura perché non è fissata, comunque può ruotare a scatto. Quindi, volendo, quando uno deve caricare il fucile, manda giù la telecamera nella parte bassa, così non dà fastidio. Carichi il fucile e poi si ruota in questo modo e si riporta in posizione. Chiaramente quando è fissata è tutta un'altra storia. Allora, poi diciamo, per l'altra prova che dovrò fare con l'altro elastico, oltre a quest'asta che vi ho detto, la Ghost, mi ha mandato un'altra asta con speroni, un'assa nuova con speroni più pronunciati, non so se si riesce a vedere, ed è lunga, vediamo un po', se non sbaglio credo sia 100, e il diametro è 6,25 se non sbaglio. Ora andiamo a controllare il diametro anche in questo caso. Sì, questa è 6,25, quindi l'altra configurazione di prova che farò in seguito, utilizzerò un monoelastico da 17,5, assa da 6,25 lunga 125 come l'altra, sull'altra è 6,5, e poi dopo messo cambierò la testata, metterò questa mono. E dovrò smontare, basta togliere una spina e si sfila, e quindi cambierò configurazione. Niente, le mie impressioni iniziali, perché è la prima volta che lo prendo, devo essere sincero, in mano,
è molto leggero e ben fatto. Il colore poi così, questo colore particolare in acqua sicuramente non fa riflessi e si nasconde bene sul fondo. A primo impatto è bello, è molto leggero e secondo me avrà un brandeggio niente male, perché il fusto non ha, a parte gli elastici che chiaramente si posizioneranno a fianco al fusto, avrà sicuramente un brandeggio elevato. Niente, le impressioni sono veramente buone al momento. L'impugnatura è bella, diciamo la parte del guanciolo, questo è arancione, ma si può avere anche altri colori. Sembra gommato, quindi è antiscivolo e non crea problemi con i guanti, non scivola. C'ha una bella presa, non è niente male. Lo scorrisagola è in acciaio, quindi molto robusto, non dovrebbe avere problemi assolutamente. Per il momento sembra un'ottima cosa. Io lo proverò al più presto, spero di fare dei video. Purtroppo il periodo non è quello adatto perché chiaramente sto andando verso l'inverno, però non è mai detto, magari qualche bella spigola, qualche bel sarago può sempre capitare. E io mo da adesso in poi proverò questo fucile e spero di fare qualcosa di buono. E niente, volevo finire il video dicendo: seguitemi sul canale di YouTube, quindi basta mettere a parte il like, ma anche cliccare sulla campanellina, così vi arriveranno le notifiche. E poi se qualcuno che mi ha chiesto la felpa e le magliette che vendiamo noi del gruppo del forum, sotto metterò il link del sito, quindi è possibile acquistare anche le tute, felpe, magliette, cappellini sul sito, quantità, quello che uno vuole. L'importante è, diciamo, è mettere tutti i dati e fare l'iscrizione al sito. Al momento spero di essere stato utile e ci rivedremo con i prossimi video e con spero catture degne di questo fucile. Grazie per l'attenzione, ci sentiamo presto. Ciao!